Valdese per avermi coinvolto in questo importante convegno, importante perché tratta un tema caro a noi come imprese, a noi come associazione di Confindustria, ma ovviamente caro anche a voi che siete i consulenti e che spesso veicolate proprio questo delicato passaggio generazionale. Tra l'altro sono particolarmente lieta non solo di partecipare ma di concludere questo convegno in questa bella sede di Nazionale Vice Sindaco, perché non è mai stata nella laurea consigliere della mia città, quindi è particolarmente un piacere, quindi vi ringrazio. Cercherò di essere concisa perché non voglio deviare dalle conclusioni. In genere mi trovo a parlare di questa tematica come rappresentante istituzionale, quindi a parlare da parte delle imprese, a fare un discorso di rappresentanza. In quanto tale, diciamo, questa è la prima volta che mi trovo a parlare di passato generazionale come testimonianza, come imprenditrice, e farò un intervento abbastanza sentito perché chiaramente è un passato che ci siamo trovati a vivere in prima persona, insomma io e mio fratello, mio papà e mia zia, insomma siamo i protagonisti della gestione della nostra impresa attualmente, quindi sono particolarmente contenta. Diciamo, dal lato istituzionale mi sento di aggiungere a quello che è stato detto in maniera esaustiva dai precedenti relatori, che ci sono degli elementi davvero importanti e realmente che posso confutare con l'esperienza, e cioè innanzitutto, come ha introdotto il dottore Guardalisi, che l'elemento qualitativo del passaggio generazionale è un elemento fondamentale, un elemento relazionale, laddove i problemi tecnici, di natura tecnica, possono essere superati con una corretta pianificazione, con l'ausilio di consulenti preparati, non da imprese. Ci sono elementi qualitativi come appunto mantenere l'armonia, come diceva la professoressa, familiare, che sono difficili, diciamo, da garantire, insomma. Armonia che chiaramente come elemento qualitativo può essere è direttamente connessa a una gestione fluida dell'impresa nel passato generazionale, quindi mi premevo a sottolineare questo aspetto che è stato sottolineato più volte dagli altri relatori e che realmente, diciamo, nella nostra esperienza possiamo dire che è un elemento fondamentale. Io passo direttamente alla mia testimonianza del passato generazionale come impresa, perché la mia azienda, io sono un'imprenditrice di seconda generazione, la mia azienda è la Consor S.P.A., siamo a Castel San Giorgio, in provincia di Avellino, oltre ad avere altre sedi commerciali in parte residenziale, e produciamo attrezzature per l'edilizia. La Consor fu fondata da mio papà più di 30 anni fa, e papà affiancato da mia zia, diciamo, l'ha condotta fino praticamente, insomma, quando noi figli non abbiamo completato il nostro percorso di studi. Come notaio Valdese più volte ha sottolineato, diciamo che siamo stati un po' abituati come mentalità, insomma, a questo passato generazionale, la misura in cui mio padre ci ha sempre cercato, insomma, fin dal primo momento, diciamo, il passato generazionale è iniziato già con la scelta degli studi, perché sia io che mio fratello ci siamo laureati in economia aziendale, e questa scelta ovviamente, come potete immaginare, non è stata casuale, perché è stata propedeutica all'ingresso in azienda, che non è stato mai dato per scontato, nella misura in cui una volta entrati in azienda, laureati chiaramente, perché la condizione sine qua non dell'ingresso in azienda era dal conseguimento della laurea, quindi già questo può essere indicativo, una volta entrati chiaramente le posizioni che siamo andati a ricoprire sono state di progressiva responsabilità, insomma non siamo stati investiti da subito di responsabilità importanti, di progetti importanti, però perché si è sempre pensato, si è sempre dato prevalenza al sistema impresa, e cioè l'azienda e i risultati che si conseguono in azienda vengono prima di tutto. Quindi il merito e le capacità che si dimostravano sul campo venivano messe, diciamo, in diretto risalto rispetto a questa cosa. Quando io e mio fratello ci siamo laureati, incrociavamo una fase aziendale bella, diciamo, erano gli anni più o meno di sviluppo, di grande crescita che l'economia italiana viveva, che l'italiana europea mondiale, insomma. Quindi io mi sono laureata nel 2003, mio fratello nel 2005, e quindi insomma erano anni di grande crescita. In quegli anni la nostra impresa incrociava questa grande crescita, cavalcava, e avevamo esigenze forti anche di strutturarci. Da questa esigenza di strutturazione, unita a un'esigenza appunto di rendere più intelligibile l'azienda per una seconda generazione,
tradizione, laddove l'adesione tra virgolette patronale che può avere un'azienda di prima generazione è già difficile da tramandare in seconda generazione, laddove insomma le competenze di una seconda generazione, quindi ragazzi che hanno studiato e che non si sono formati sul campo, sono diverse da quelle che invece hanno la vecchia generazione. E quindi in quegli anni, appunto, il nostro settore, le aziende del nostro settore venivano corteggiate dai famosi fondi di private equity di cui ha accennato anche un tempo la presa. I fondi di private equity, cioè fondi di investimento che investivano, che investono in partecipazioni societarie di piccole e medie imprese, per poi uscirne dopo un determinato periodo di 5-6 anni, diciamo realizzando un guadagno dalla vendita al valore di mercato delle azioni, appunto vedevano questa crescita nel nostro settore e si sono interessati alla nostra impresa come tante altre imprese. La reticenza, diciamo, della vecchia generazione a lasciare il controllo completo della società fu vinta a favore del fatto che un'operazione del genere con un ingresso di un socio finanziario, anche se minoritario, poteva veicolare appunto il passaggio generazionale, perché infondeva cultura finanziaria, cultura imprenditoriale diversa, diciamo manageriale, all'interno dell'impresa, una cultura manageriale che fino a quel momento non c'era stata. E quindi nel 2007, con un'operazione, uno classico schema di leverage buyout, quindi un fondo di investimento milanese, la IGSGR, acquistò il controllo della nostra società, una parte minoritaria, una quota della nostra società, il 38%. Attraverso l'acquisto di questa quota ci siamo strutturati in maniera diversa. Eravamo un SRL, siamo diventati un SPA, siamo strutturati con un consiglio di amministrazione che prima non avevamo, siamo entrati nei figli all'interno del consiglio di amministrazione e siamo, diciamo, in questa maniera entrati a far parte del board, diciamo, realmente abbiamo cominciato a strutturarci per prendere in maniera consigliare delle decisioni che prima venivano prese in maniera diretta, diciamo, anche più fluida, se vogliamo, informale, però ci siamo cominciati a formalizzare in tal senso. È stata un'esperienza importante quella del fondo di private equity. Adesso se ne parla anche male, delle volte si parlano come di speculatori, noi a conti fatti, insomma, ne parliamo come di un'esperienza positiva, proprio perché ci ha aiutato a regolare questo passaggio molto importante, molto delicato nella nostra azienda. Diciamo l'assetto attuale della nostra azienda è quella che noi definiamo di convivenza generazionale. Anche in Confindustria, spesso con i colleghi di Confindustria, diciamo che questa convivenza, soprattutto in un momento del genere, cioè in un momento di crisi, probabilmente è una formula importante, perché momenti di crisi come questi, all'interno di un'impresa dove magari processi di crescita si sono arrestati e quindi ci si trova a fronteggiare un'esigenza di innovazione, perché mercati globalizzati, nuove sfide, quindi c'è bisogno di una nuova mentalità, ma dallo stesso tempo bisogna gestire situazioni problematiche, allora lì l'esperienza della prima generazione può essere più utile. Diciamo la ricetta tra virgolette che si è adottata nella nostra azienda è di tagliarci dei ruoli e delle autonomie completamente differenti. L'armonia appunto da relazionale tra noi e la ricetta, diciamo, è quello che fa funzionare realmente tutto il passaggio. Però ripeto, insomma, riteniamo che in questo momento la convivenza generazionale, e questo lo verifico anche attraverso diversi colleghi, sia un elemento importante, insomma, qui c'è bisogno un attimo di collaborazione generazionale tra vecchia e nuova. Io vado a sottolineare anche un altro aspetto molto importante che è stato detto da diversi relatori, e cioè che il passaggio generazionale è una sfida anche per il territorio. Questo è vero, insomma, spesso si parla di mancanza di cultura di impresa e anche noi imprenditori ne parliamo come una mancanza che spesso si addita ai lavoratori, nel senso non si sa esattamente cosa sia, ai lavoratori politici, insomma, non si valorizza l'impresa, non si capiscono le esigenze dell'impresa. Io credo che il passaggio generazionale è un elemento con cui anche noi stessi imprenditori ci siamo messi in discussione, proprio perché è uno dei casi in cui spesso la mancanza di cultura di impresa è nostra di imprenditori, perché se appunto non si fa prevalere il sistema impresa sul sistema famiglia, così come è stato detto più volte, questo si mette a serio rischio la continuità aziendale. La percentuale di mortalità delle imprese al giorno d'oggi sui motivi di mortalità incide pesantemente appunto il passaggio generazionale. Quindi è di fondamentale importanza vantare questo passaggio
infondere cultura sul passaggio generazionale, su noi imprenditori, e su questo stiamo cercando di lavorare. Appunto, la dottoressa ha collaborato con un progetto importantissimo che stiamo cercando di diffondere in Confindustria, ma anche sul territorio, insomma, perché non si deve dare per scontato che appunto un figlio di imprenditore non meritevole, comunque non meritevole, che ha altre vocazioni, perché è vero, l'imprenditore si nasce forse da un certo punto di vista, è anche una vocazione vera e propria, perché è una vita anche di sacrifici, insomma, o comunque ci sono dei pro e contro, e quindi bisogna poter abbracciare questo genere di sfide. Se non si ha una vocazione diversa, bisogna saper scindere la proprietà dalla gestione necessariamente, perché sulla gestione di impresa rimane la comunità. E se è vero che fare impresa sia anche una responsabilità sociale, una responsabilità delle persone che lavorano con te e quant'altro, è fondamentale, diciamo, raccogliere questa responsabilità. E raccogliere questa responsabilità non sempre significa addossarsi la gestione quando non se ne ha la vocazione, ma saper lasciare lo spazio a chi invece ne ha meno, che possa essere un manager, un cugino, insomma, o un papà che è ancora nella coppia. Quindi questo è il messaggio che voglio dare e vi ringrazio per l'attenzione. L'ultima cosa che volevo dire è che appunto la socialità del ruolo del consulente in questa cosa generazionale. Io ho la fortuna, mi sento in casa, il dottore Iannino di fronte è preso a fianco, che appunto sono nostri consulenti storici che ci hanno, diciamo, assistono a questo passaggio generazionale, ci hanno guidato insomma nelle nostre varie fasi, però come spunto di lavoro anche a dei colleghi consulenti posso dire che è un tema su cui insistere, perché è davvero molto sentito da parte di noi imprenditori ed è ha una responsabilità forte sul territorio, quindi in bocca al lupo e ti invito a lavorare su questo.